Ciao a tutti, cari amici di Pittori Famosi. La volta scorsa abbiamo visto come realizzare un video romantico con Movie Maker. Tuttavia, non avevamo immagini particolari da proporre. E quest'oggi creeremo proprio delle cartoline romantiche che saranno anche adatte a creare dei video con Movie Maker. Vediamo come fare. Anzitutto, creiamo un semplice file di carta internazionale, che sarebbe poi il foglio A4. Tuttavia, vogliamo che la larghezza sia di 297 mm e l'altezza di 210 mm, con risoluzione 300 pixel per pollice. Confermiamo. Ed ecco il nostro foglio. Per creare le nostre cartoline abbiamo bisogno di pennelli speciali. In particolare, se scriviamo su Google Brushes Heart o ancora Love Brushes, possiamo ottenere tanti pennelli da utilizzare con Photoshop. Per caricare i pennelli su Photoshop e quindi farli comparire in quest'area, basta semplicemente scaricare i pennelli sul computer, sul proprio computer, copiarli ed infine incollarli all'interno della cartella disco locale C, programmi, Adobe Photoshop. CS5 se avete la versione CS5 o CS4, CS3 in base alla versione che avete, presets e brushes. Ricordatevi che una volta caricati i pennelli all'interno di questa cartella è opportuno riavviare Photoshop e una volta riavviati ritroveremo i pennelli proprio in questa finestra che vi ho mostrato. Una volta riavviato Photoshop, quindi possiamo vedere i nuovi pennelli proprio in questa finestra. Quindi abbiamo Heart Brushes, vediamo questi nuovi pennelli. Per aggiungerli basta non cliccare su OK, quindi sostituire i pennelli esistenti, bensì cliccare su Append, che sarebbe aggiungi. Ok, in particolare questo tipo di pennello non è stato possibile aggiungerlo. Quindi andiamo su Heart Brushes, Append. E sono stati aggiunti i nuovi pennelli proprio in questa finestra. Eccoli. Ancora, se vogliamo aggiungere Hertz Brushes, facciamo la stessa operazione ed abbiamo aggiunto ancora altri pennelli. Carichiamo quindi la nostra foto. La nostra foto, che sarebbe poi questa, la trascino all'interno del mio file. E la posiziono centralmente. A questo punto, anzitutto realizziamo uno sfondo. Lo realizziamo di colore rosso, quindi in sfumature di rosso, dal più chiaro al più scuro. E per farlo, creiamo un nuovo livello. Con il secchiello andiamo a riempire il livello con un'unica tinta. Poi su Filtro, Render Nuvole, Clouds. Ed ecco il nostro effetto. Possiamo cambiare le tonalità cambiando questi due colori, il colore in primo piano e il colore in secondo piano. Infatti, possiamo accendere di più l'immagine utilizzando magari il colore di secondo piano più forte. Quindi filtro, render, nuvole. E questo è l'effetto. Per applicare un effetto di luminosità al centro, basta creare un nuovo livello di sfumatura. Questo livello di sfumatura non lo lasceremo quindi di tipo lineare, bensì di tipo radiale e cambieremo la tonalità da nero a bianco. E quindi ecco la nostra sfumatura, bianco, ecco, che possiamo modificare nella scala e quindi nella disposizione. Nella appunto dimensione della stessa. Possiamo giocare con questi valori. Ecco, vedete che cambia. E lasciamola così. Ok, confermiamo. E adesso possiamo quindi inserire la nostra immagine all'interno. Quindi la sovrapponiamo al nostro sfondo e la ridimensioniamo in modo da posizionarla più o meno al centro.
Anzitutto, duplichiamo il livello per avere una copia di backup e utilizziamo la gomma, riduciamo l'opacità e il flusso al 30-35% e rasterizziamo anzitutto il livello dell'immagine e procediamo con una gomma di tipo soft, quindi morbida. Procediamo sulle parti dell'immagine che vogliamo eliminare dalla nostra foto. Potete aumentare anche un po' l'opacità e il flusso per essere più rapidi, tuttavia la sfumatura in questo modo sarà più netta, quindi prestate bene attenzione. Ecco, ritagliate tutte le parti che non volete e che volete quindi sfumare della vostra foto. Ecco, abbiamo ottenuto, diciamo, una sorta di cerchio, una sorta di ellisse, che racchiude magari le immagini, racchiude quindi l'immagine. Adesso questa foto la potete spostare in qualsiasi posizione dello sfondo e possiamo modificare anche il tipo di fusione da normale a moltiplica o utilizzare ancora altri tipi di fusione, come ad esempio questo. Magari aumentiamo di nuovo la dimensione dell'immagine. In questo modo. Se non siete soddisfatti dei colori, potete sempre duplicare il livello e quindi, utilizzando un tipo di fusione normale, diminuiamo l'opacità ed otterremo dei colori un po', diciamo, un po' più reali. E non troppo modificati in questo modo, ecco. Prima era così e adesso è così. È arrivato finalmente il momento di utilizzare i pennelli, quindi creiamo un nuovo livello, aggiungiamo gli effetti. Ecco, magari due piccoli effetti sui bordi. Ecco, possiamo sovrapporre anche quest'altro pennello e creiamo un effetto particolare con un mix di cuori e foglie e poi scriviamo un breve testo che andremo a modificare. Useremo magari una calligrafia di stile romantico, tipo questa. Ecco, e il colore deve essere molto, diciamo, deve essere semplice, non applicate troppi effetti. Magari possiamo utilizzare anche il bianco in questo modo. Ed ecco creata la vostra cartolina. Spero vi sia stato di aiuto il mio video tutorial. Vi aspetto per i prossimi tutorial su pittorifamosi.it.